Ragazzi, io sono Andre Gamer e oggi siamo qui con un nuovo episodio della serie di Minecraft 3. Allora, l'altra volta eravamo scervellati per trovare un villaggio e alla fine l'avevamo trovato. Ho già cambiato un po' di cose qui, ad esempio ho cambiato lo stile anche per guadagnare un po' di legna. E poi qui ho cambiato lo stile del pozzo, che se uno ci cade per sbaglio può risalire. Comunque il pozzo è utile. Lì c'è, ah no, fortuna se n'è andato, c'era un villico che non riusciva a uscire, era caduto e non riusciva a uscire. Che più, quello non vi spaventate, perché ho trovato questo cavallo e volevo fare tipo un recinto temporaneo fino a quando non avrò un laccio o una sella. Allora, cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a iniziare la farm di ferro. Sì ragazzi, perché con tutti questi villager si può fare la farm di ferro. Tanto, allora 10 ce ne stanno di sicuro. Se poi so 20 ancora meglio, perché iniziano i scombatti diversi, producono il doppio del ferro. Dovrebbero produrre il doppio del ferro. Tanto comunque questi 15 non li possiamo usare per gli scambi, perché non c'è ferro. Tanto mai quando si potranno usare per gli scambi me ne prenderò qualcuno. Allora, dobbiamo iniziare a costruire la base. Qui ci andranno le tramogge, dove andrà il ferro dentro. Andranno le tramogge lì. Come detto, 48 porte, 49 però, ne servono 48. Mi servono dei cartelli per non far scendere poi la lava. Quindi questa è la mia casa, questa qui. Poi cambierò un po' lo stile, metterò una porta di ferro, perché non la metto quella di legno, perché sennò entrano un miliardo di villager a tassarmi ogni giorno. Lì c'è una specie di recinto che c'era già, dove ci metteremo i polli, magari anche le mosche nello stesso posto. Questa è una piccola galleria che ho scavato per accumulare stone, infatti vedete, due stack di stone, ma ce ne serviranno parecchi più. La stone per fare questa farm, perché è un materiale meno dispendioso e quindi si trova più facilmente per questo motivo. Poi dovremo fare tipo qui una torre. Madonna, mi sono scordato i cartelli, ora vado a craftare e sono subito da voi. Aspetta ragazzi, abbiamo i cartelli, ora li andremo a piazzare. Allora, i cartelli li devo piazzare qui. Ok, metto così. Ok, serviranno a non far scendere la lava sulle tramogge, ma la tratteranno fino a qui. Poi la lava sarà difficile a trovarla, perché la dovremo cercare in delle taverne. E detto questo, iniziamo a fare, diciamo, la torre, che deve essere alta 8. Quindi 1, 2, 3, 4. Se sbagliamo qualcosa è la fine. 5, 6, 7, l'8 lo dovremmo, ecco, sto parlando proprio di queste cose. Il tavolo dovremmo fare, cioè allora, l'ottavo qui. Comunque ho perso il vetro, come avete visto. E adesso ci buttiamo per farmi tipo delle scale, perché farò dei pillar con le scale.
e ci mettiamo dietro così e così, e la cesta si aprirà lo stesso. Ecco, ma il problema sarà come faccio a salire il terreno della terra. Non c'è stato manco bisogno di fare i pillar, quindi. Comunque chiaramente non la faremo tutti in questo episodio. Ecco, maledizione, devo prendere altra sabbia e cuocerla. Dicevo, non la faremo tutti in questo episodio perché chiaramente non ho tutti i materiali che mi servono. Soprattutto mi manca la lava, perché quanti ne servono ancora? Mi servono altri 3. Prendiamo 4, così li cuociamo. Sì, perché sennò veramente viene una cosa davvero troppo lunga. Ma qui c'è tutto sto bel... Ok. Adesso vado a cuocerli. Stavo prendendo pure quest'altra sabbia che mi serviva e ho trovato questo bellissimo pezzo di carbone. Ora, con molta lentezza, perché c'è anche sott'acqua. Li voglio pigliare tutti, però è un po' un problema. Perché qua ho fatto questa cosa, perché così c'è tipo questa zona che dove non c'è l'acqua. Mettendo la porta. Possiamo anche spaccare qui e tornare al posizionamento della nostra, del nostro bellissimo vetro. Allora, se riesco, faccio una scalettina. Questa non mi serve più, però vabbè. Poi invece, allora in pratica dovremmo tipo fare una zona con questo che sarà il buco centrale, questo qui, e poi al centro dovremmo costruire, ai lati dovremmo costruire, dove appunto agli angoli ci metteremo dell'acqua, agli angoli. Dovremmo fare due piani, questo spawner di golem lo dovremmo fare con due piani di quella cosa. Praticamente l'acqua terminerà qui, non andrà oltre i bordi, andrà solo lì. Chiaramente è complicato a costruire, ma costruiremo solo questa parte e poi finiremo il video. Dovrà venire qualcosa del genere con in diagonale. Cazzo, è finito Bob, sono scherzavo, ne viene un altro. Con in diagonale 4 blocchi rispetto al buco di 4 blocchi. Ma coincidenze sono? Io non credo. Vabbè. Facciamo questo. Poi dovremmo fare le mura. Non c'è il minimo spreco di materiali. Bene, ora costruisco le mura e poi sono da voi. Davvero, le mura dovranno essere alte di 3. Subito dopo dovremo mettere le porte in una posizione che vi farò vedere. In pratica dall'interno le dovete mettere, farò vedere come. Vabbè, io uso la cobblestone, però questo è anche un tutorial su come costruirlo effettivamente. Se voi volete costruirlo usate il materiale che vi pare, io ho usato la cobblestone. Non ho usato il legno perché sarebbe stato un po' uno spreco. Il legno è utile per fare molte cose, quindi
Però voi potete usare il materiale che preferite. Ora, cercando di completare queste mura. Ragazzi, c'è solo un piccolissimo problemino. Ho finito la cobblestone. Ora come faccio? Mi butto. Tanto non è tanto alto, non subisco chissà quanto danno. Qui questa terra non ci vuole. Ora vado un po' a minare, poi finisco le mura, vado un po' a minare per prendere la cobblestone, poi finisco le mura e faccio vedere come mettere le porte. Bene, ora vediamo come piazzare le porte. Vi dovete shiftare, così andare sul bordo del blocco e metterlo. Adesso io non so perché. È un po' complicato, eh. Faccio così, farò una roba del genere con la dirt. Un po' complicato, mi pareva che... Vabbè, se lo fate da PC è più semplice. Quindi dovete usare questi escamotage. Allora, ecco, questo è esattamente il modo in cui non le dovete piazzare. Allora, non le potete piazzare da di fuori, non le potete piazzare così laterali, ma le potete piazzare, cioè, per farvi capire, non le potete piazzare da così, perché le piazzerete in questa direzione, ma le dovete piazzare da così. Ecco, basta che semplicemente vi mettete, questo è un bug dei Minecraft, degli item, delle porte che le segna come che sono danneggiate. Potete fare così e le piazzate tranquillamente. Però dovete anche stare attenti. Va bene ragazzi, io direi che il video può finire qui. Ricordatevi di lasciare like per questa epica farm e continueremo nel prossimo episodio sperando di trovare la lava, perché la lava ci serve perché lava. Sperando di trovare la lava. Poi ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Se non siete già iscritti, ricordatevi di iscrivervi con i fail epici. Ricordatevi di iscrivervi, poi di passare a tutti i miei social, quindi Telegram, Google Plus, e anche di passare dal sito e dal blog. Noi con questi fail epici ci vediamo. Comunque le porte che mi servivano erano 40, cioè lo sapevo che erano 40, ma mi ero distratto e quando le dovevo craftare pensavo che mi servivano 48. Già. Vabbè. Comunque ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.